Armando Paone, anche tu nella tua sala Moliere organizzi anche festival, ma un corto, come diventa difficile o facile trasmettere un messaggio attraverso un corto e che modalità possiamo utilizzare per interessare anche gli spettatori giovani soprattutto? Ma sulla seconda domanda la risposta è molto semplice, è un short movie, è un film breve, quindi le energie che si mettono in campo per realizzare un lungometraggio di 70 minuti sono le stesse per un cortometraggio di 10, 12, 8, 7 uguali, e chiaramente si fa prima perché c'è meno da raccontare. E invece alla Sala Molière di Pozzuoli è il mio piccolo teatro, faccio direzione artistica, vuol dire che scelgo le compagnie, i gruppi, gli attori che vengono. Quest'anno abbiamo anche un evento musicale, il Be Quiet, che sarà un appuntamento di un giorno al mese a partire da gennaio fino ad aprile, e tante altre iniziative, tante altre cose per, insomma, io voglio che il teatro sia un luogo aperto e quindi il massimo inclusivo possibile. Tu pure ne vedi tanti di cortometraggi, possono avere più spazio e possono trasmettere molteplici messaggi, no? Sì, sarebbe ora davvero che si dedicasse più tempo alla fruizione del cortometraggio. Io nel mio piccolo organizzo, non lo organizzo io ospito nel mio teatro Cinemagma, che è un festival di cortometraggi, la direzione artistica di Giuseppe Borrone, che ne sa 10.000 più di me, io offro soltanto lo spazio. Si chiama Cinemagma proprio per questo, perché vorrei dare la possibilità proprio a questi meravigliosi film brevi di essere visti il più possibile, e quindi per questo io faccio ingresso gratuito, cioè non, anzi offro anche un pezzetto di pizza e un bicchiere di vino, cioè nel massimo della convivialità, insomma, ma soprattutto della apertura. Una persona come te con tanta esperienza, che sinergia, diciamo, nasce poi sul set per queste piccole produzioni? Guarda, è molto semplice, io ho sempre avuto questa caratteristica, io leggo una storia, se l'autore mi convince e io mi innamoro di quel progetto, se poi scopro che l'autore e chi mi dirige è un bambino di 10 anni, io non ho nessun problema, perché mi ha convinto, quindi se mi ha convinto in precedenza io mi lascio dirigere, è naturale che provo a mettere a disposizione la mia esperienza, insomma tutto il bagaglio accumulato, quello lo metto a disposizione, lo propongo, ma sono pronto a, cioè io faccio una proposta e se il regista mi dice no, questa non va bene, io non mi offendo e vado avanti, ascolto molto, ma è importante secondo me. I tuoi prossimi progetti, ce li dici, dai, in confidenza, dai. Dunque, io il 9 dicembre debutto al Teatro Nuovo di Napoli con un monologo di Fabio Pisano per la regia di Davide Iodice, e si chiama Sagoma, monologo per luce sola. In scena con me c'è il giovane attore Matteo Biccheri, che per l'occasione non parla, ma è talmente importante il suo personaggio che è molto più eloquente di me stesso, che parlo per un'ora. Seguirà, parlo sempre delle date napoletane essendo a Napoli, poi questi sono lavori che gireranno, ma a Napoli invece a febbraio, non ricordo bene la data, ma i primi di febbraio debutterò al Teatro San Nazzaro con la lezione di Ionesco con la regia di Antonio Calenda. E poi ci sono due film in uscita, quello di Natale, non il film di Natale per antonomasia che conosciamo, ma un film che casualmente dovrebbe uscire nel periodo natalizio, di e con Jerry Calà, vecchio amico di vecchissima data, incontrato 47 anni fa, 45, insomma un numero di anni spropositato sul set del film Bomber con Bud Spencer,
E poi uscirà invece il prossimo autunno un altro film di Giovanni Dota, un'opera prima, quanto ne so io, che si chiama Toto Morto. Per ora è questo, poi gli altri sono in cantiere. Tantissime cose. Allora, ci rivedremo presto, ritorniamo in sala, che stanno ancora continuando le premiazioni per il festival Accordi e Disaccordi, che è un festival internazionale, comunque è una bella iniziativa che promuove questo cortometraggio, anche dove non è facile vederlo, no? Vabbè, ritorniamo, dai. Grazie a te.